Oggi comincio il video in un modo un po' particolare. Vi mostro il mio piccolo giardino, il mio piccolo angolo di paradiso. Sono pochi metri quadri e saranno 50 metri quadri, non di più. Che però, ovviamente, per chi ha un giardino lo sa, necessita di manutenzione costante. Ora, mi sono sempre chiesto, ho avuto la fortuna nel mio canale in questi anni di provare tutta attrezzatura professionale o semiprofessionale, decespugliatori, rasaerba e quant'altro. Ma per un giardino così, per chi ha soltanto piccolo appezzamento di terreno tenuto in modo migliore del mio sicuramente, forse sono utensili che costano troppo e magari non sono utili per ciò che devono fare. Allora oggi sul mio canale vi parlo per la prima volta di un tagliabordi. L'ho acquistato su Amazon, costa 60 euro e voglio vedere insieme a voi se può fare il lavoro di manutenzione di un giardino. È un tagliabordi, non è un decespugliatore, però lo vediamo insieme e vediamo fin dove arriva e se può essere una spesa sostenibile per fare un po' di manutenzione al proprio giardino. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Allora, ho scelto il tagliabordi che costa meno, praticamente costa circa 60 euro. È a batteria, ovviamente, perché per costare così ha una batteria agli ioni di litio. È molto molto semplice, vedete, non ha neanche il rocchetto del filo, ha questi flagelli, questi taglierini in plastica. Ce ne sono due in dotazione. Io poi ho acquistato con 5 euro altri 10 ricambi. Allora, la prima impressione che si ha è quella di avere tra le mani un giocattolino, nel senso che è tutta plastica, ovviamente. Non ci si può aspettare molto con 60 euro per avere un tagliabordi a batteria, però vediamo un attimino che ha alcune funzioni interessanti. Allora vi faccio vedere: manico regolabile col suo pomello che si può poi bloccare, porta lame di ricambio. Regolazione dell'altezza, ecco, su questo adesso vi faccio una piccola critica. È piccolino, anche tutto aperto, misura circa 110 centimetri. Ora potrebbero sembrare pochi, non sono tantissimi. Io sono alto 1,73 e arrivo giusto giusto al terreno senza dovermi piegare. Quindi, se siete alti più di 1,75, secondo me è un po' piccolino. Il peso, la mia fidata bilancia, vediamo subito il peso, riusciamo. Ecco, con batteria è tutto completo, pesa circa 2 kg e questo è un punto a vantaggio, è veramente molto leggero. Batteria 20 volt 2000 mAh, da prendere sempre con le pinze questi valori qui. Il produttore dichiara un'autonomia di circa 20-25 minuti. Ora, come vi ho detto all'inizio del video, non è un decespugliatore, è un tagliabordi e come tale lo dobbiamo valutare. Ora vi faccio vedere una cosa che ho trovato molto interessante, che sui decespugliatori ovviamente questa cosa io non l'ho mai vista. Guardate, la testina può ruotare in avanti, indietro e a sinistra. Questa è la configurazione quando si taglia l'erba. Qui c'è un tasto, si preme, la testina si muove e a questo punto possiamo farlo diventare un tagliabordi per gli scalini. Dopo lo vediamo insieme. Eccolo qui. Tornati nella stessa configurazione di prima, con questo tasto si può ruotare sempre per lavorare in verticale e laterale. Quindi possiamo decidere esattamente la posizione ideale in base a ciò che dobbiamo tagliare. Ecco, sono due soluzioni che ho trovato molto comode queste. Non ha la tracolla in dotazione, ma con 2 kg di peso non ne ha bisogno. Vi arriva soltanto con il caricabatterie. Ecco, la batteria mi è piaciuta una cosa, vi faccio vedere. L'ho caricata prima, ha il suo indicatore di carica. Vi arriva già con le lame montate, però, giusto per farvi vedere come funziona, questi appigli sono di gomma molto dura. Semplicemente si infila la lama, si tira, fa un po' di resistenza, giustamente. Si fa la stessa cosa da questa parte. Ecco, poi la forza centrifuga, mentre gira, tiene verso l'esterno la lama, quindi è molto difficile che possa uscire fuori, però bisogna sempre avere dispositivi di protezione personali addosso, perché questo è da considerare a tutti gli effetti un organo in movimento. Concludo solo dicendo, vi arrivano anche le istruzioni e ci sono anche in italiano e devo dire, le ho lette tutte, che sono scritte molto bene, quindi un plauso a chi le ha tradotte. Ora, prima di partire, soltanto due parole sui comandi. C'è la sicurezza integrata, bisogna premere questo pulsante e lui parte.
attenzione soltanto alla sicurezza personale. Un tagliabordi ha sempre qualcosa in movimento, quindi bisogna proteggere soprattutto gli occhi. Occhiali di protezione sono obbligatori in questo caso qui. L'ultima chicca che vi faccio vedere su questo prodottino, vi ricordo, costa 60 euro, ma ha delle soluzioni che comincio a trovare interessanti. Lo vedete questo gancio qui? Non serve per agganciare al muro il tagliabordi, serve per far da protezione contro i vasi ed evitare quindi che i flagelli possano toccare e rovinare i vasi, i fiori, le piante e quant'altro. Riprende un po' il discorso del salvabordi che vi avevo fatto vedere qualche tempo fa, quello che si collega al decespugliatore. Quello era fatto in acciaio, questo è fatto in materiale ferroso. Ciò non toglie che comunque la sua funzione la fa, è integrata e non bisogna montare nulla. Questo mi è piaciuto molto, andiamo a provarlo. Comincio da questa erba, è erbetta molto semplice, non è fitta, non è coriacea, però abbiamo qui dei punti dove è alta circa 30 centimetri, 25 centimetri. Poi da qui ci spostiamo, abbiamo dell'ortica, abbiamo dell'erba di quella che cresce spontaneamente ai bordi del giardino e iniziamo il test. Questa è molto alta, eh? Qui arriviamo a circa 80 centimetri, buoni buoni. Qui vedete, ho dei sassi, dei mattoni, quindi ci vado piano vicino perché altrimenti spacco subito le lame, forse. Ah, una parola sul pulsante, non c'è una variazione di velocità, è on off, acceso spento, non c'è altro, non si può regolare la velocità. Valutiamo insieme un attimo lo stato delle lame, dopodiché, visto che stiamo facendo un pochino più sul serio di quello che pensavo, andiamo direttamente su dei rovi che ho sempre qui. Ecco, vedete, ovviamente dove ho preso il colpo con le pietre si sono leggermente graffiate, ma è una plastica abbastanza dura ed è soprattutto elastica, quindi al momento grossi danni non li ho visti. Andiamo avanti. Qui ho dei rovi, sono sottili, ma sono sempre rovi. È la prima volta che provo le lame di plastica, non le avevo molto considerate, però vi faccio vedere un po' cosa ho tagliato. Ecco qui, abbiamo dei rovi, questi sono molto sottili, saranno 3-4 mm, questo un pochino di meno, ma ce n'era uno abbastanza grosso, eccolo qua, ci sono passato due volte, in uno l'ho spezzato e nell'altro l'ho tagliato. Questo è interessante. Ora andiamo a vedere come funziona come tagliabordi, che è quello per cui è nato questo utensile. Questa è una situazione che molti hanno in giardino. Magari avete una scalinata, una fontana, avete una situazione del genere dove c'è l'erba che cresce ai lati. Ora qui è possibile fare due cose. Posso andare col tagliabordi così, ma se ho situazioni particolari, questo tagliabordi permette anche di fare un altro lavoro, come vi avevo fatto vedere prima. Abbassiamo la testa di taglio, quindi io adesso lavoro in verticale e poi posso ancora girare e lavorare ancora più comodo. Proviamo insieme. Mi avvicino e vi faccio vedere una cosa. Ecco, vedete come ho pulito tutta la scalinata al bordo arrivando alla radice. Ecco qui, questa è una radice molto dura, questa
la tagliata tranquillamente. Quindi riesco a fare una buona rifinitura con questo sistema, ci sarei arrivato anche in orizzontale piuttosto che in verticale, ma è una cosa in più, è la prima volta che lo provo, devo essere sincero, e mi fa riflettere il fatto che abbia trovato questa soluzione su un tagliabordi da 60 euro quando ho provato dei cespugliatori professionali da 800 euro. Andiamo avanti. Vedete? Dai e dai, dai e dai, ho rotto i flagelli, ho rotto le lame. Per questo, se l'acquistate, vi consiglio di acquistare quelle di ricambio, perché ovviamente se lavoriamo contro i muretti, contro il cemento o quant'altro, contro i sassi, non sono eterne, si spezza il filo, si spezzano anche questi. È normale. A maggior ragione, come vi dicevo, sempre gli occhiali da lavoro addosso, perché ci si fa veramente male. Ora a me qui non è arrivato nulla, per fortuna, ma... Ecco qui la comodità di avere i ricambi, lo montiamo in diretta. Dispiace che nella confezione originale ve ne siano soltanto due, potevano fare un piccolo sforzo e metterne una decina, ma vabbè, ora lo sappiamo. Ok, vado ancora avanti a fare la scalinata, dopodiché tiriamo le somme. Voglio fare solo l'ultimo test per vedere come lavora la protezione contro i fiori, i vasi e quant'altro. Ok, due vasi di fiori. Molto molto bene, ovviamente non ho toccato il vaso. Davvero mi ha fatto piacere trovare questa soluzione, non immaginavo. Tiriamo le somme, eccoci qua. Allora togliamo la batteria. Vi ricordo che tutte le operazioni di manutenzione, pulizia e quant'altro vanno fatte con la batteria tolta. Diamo uno stato di carica. Allora, io ho lavorato circa mezz'ora, 40 minuti, ovviamente intervallando questo tempo con la posizione della telecamera, lo spostamento del set e quant'altro, quindi realmente avrò lavorato un 15 minuti e ho ancora tre tacche. Tenete conto che la batteria è a litio, è molto capiente per questo tipo di utensile, 2000 mAh, ripeto, da prendere con le molle, e posso credere tranquillamente che possa lavorare in modo continuo senza interruzione per circa 25 minuti, anche mezz'ora direi, visto quello che ho fatto fino adesso. Allora, 60 euro sembrava un giocattolo, è molto leggero, vi dicevo 2 kg, ma per un piccolo giardino, per chi non ha voglia di spendere troppi soldi, io penso che sia una buona soluzione. Se dovete fare lavori pesanti, no, non va bene, lasciate perdere, non è questo l'attrezzo giusto. Ma per la manutenzione dei bordi, delle scalinate, delle rifiniture intorno ai vasi, io penso che questo sia un buon utensile. Ce ne sono tanti simili, Questo è solo per darvi un'idea di quello che offre il mercato, poi voi scegliete quello che volete ovviamente. Ma ci sono alcune soluzioni che ho trovato veramente interessanti, come la possibilità di ruotare la testa e di ruotarla anche in avanti e indietro. L'utilizzo di questo tipo di lame di plastica, come dicevo, per me è la prima volta. Pro e contro. Pro è che si infilano, non bisogna avere nessun tipo di manualità. Si infilano e funzionano. Sono un po' delicate se si colpisce ripetutamente una pietra, un muro, quant'altro, avete visto, saltano via, quindi bisogna avere ricambi dietro e vi consiglio di acquistarli. Ma questo vale per tutti i tipi di tagliabordi simili a questo. L'avrei fatto leggermente più lungo, un 30 cm sarebbe stato meglio. Io, come vi dicevo, con 1,73 di altezza arrivo bene, sto dritto, ma un 30 cm non avrebbero fatto male. Per il resto, cosa vi devo dire? È la prima volta che provo un tagliabordi del
del genere. L'ho preso per far manutenzione al mio giardino senza dover tirar fuori ogni volta l'ego, quello che ho a batterie, o quello a scoppio che potrei utilizzare solo io ovviamente. I vantaggi che dà l'alimentazione a batteria, voi lo sapete se mi seguite da un po', io l'ho sposata completamente da un annetto a questa parte, provando i vari utensili a batteria, perché rispetto a quelli a scoppio non hanno manutenzione e funzionano sempre, insomma. Batteria si tiene sotto carica e loro vanno. Detto questo, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi lascio il link in descrizione del tagliabordi. Oltre a questo ve ne compariranno altri 1000, voi se vi interessa prendete quello che costa meno, quello che vi piace, insomma è indifferente, però questo sapete come va perché l'ho provato. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, voi non costa nulla, per me è molto importante. Se vi piace questo tipo di utensili, questi economici, alla portata di tutti, ditemelo, me ne procuro ancora e mano a mano farò le recensioni. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.